Buonasera, ben ritrovati. Terzo appuntamento del ciclo di 6 puntate con Leviamoci, la trasmissione dedicata ai giovani allo sport, ai giovani alle loro opinioni e anche ai loro obiettivi che cercheremo comunque di rafforzare proprio man mano con gli ospiti in studio. Questa sera ad accompagnarmi in questa puntata che dedicheremo alla resilienza, che è questa capacità di resistere e risollevarsi anche in situazioni di stress e in situazioni di difficoltà della vita. Vita, argomento quanto mai opportuno e anche di attualità, ci saranno 3 ospiti che vado subito a presentarvi. Collegata con noi via Zoom c'è la dirigente scolastica del comprensivo numero 1 di Chieti, Grazia Angeloni, che ringrazio per essere con noi. Buonasera, grazie. E in studio con me Carlo Elpidio, psicoterapeuta della Psi Plus di Pescara, benvenuto. Grazie, buonasera. E Luciano Iurisci, mental coach certificato e anche ex atleta, quindi con lui parleremo abbondantemente anche della resilienza nello sport. Benissimo, buonasera a tutti. La pandemia, lo sappiamo, ha in questi ultimi anni segnato profondamente la vita di noi tutti, ma soprattutto ha dimostrato anche quali sono quei ragazzi che sono riusciti a sviluppare una maggiore resilienza e quindi una maggiore capacità di adattarsi e di tenere testa, insomma, a tutti i problemi che sono poi venuti conseguentemente a questo periodo, al periodo di lockdown, ma anche al periodo post-lockdown. Adesso il conflitto in Ucraina. Questa mattina sono stata proprio a intervistare alcune docenti della scuola del comprensivo 1 di Chieti, dove sono stati accolti i primi bambini ucraini, e quindi io vorrei proprio che cominciassimo da qui, dottoressa Angeloni, perché è stato veramente toccante, un momento molto toccante, vedere gli occhi di questi bambini. Ecco. Allora, la prima domanda che mi viene da farle naturalmente è: sì, la resilienza è una capacità di fare fronte alle situazioni stressanti. Come stanno reagendo questi bambini che intanto lei ha accolto con grande affetto? Sono 4, lo ricordiamo? Sì, sono 4 nel numero, e 2 dei quali, maschietto e femminuccia, Nikita e Anastasia, che stanno frequentando la scuola dell'infanzia, e poi 2 più grandi, ma si fa per modo di dire, più grandi perché sono di età di 9 e 10 anni, frequentano la scuola primaria, rispettivamente la 4ª e la 5ª primaria, del plesso Nolli, che è un plesso a tempo pieno, quindi evidentemente ha tutte quelle caratteristiche curricolari che consentono veramente una integrazione più completa all'interno dei gruppi classe e all'interno ovviamente della sfera microsociale, che può essere quella di una scuola e più ampia nel sociale di riferimento, in particolare nella cittadina di Chieti. E rubo la parola per chiederle proprio questo: come vi state organizzando come docenti, come corpo docente, ma anche come corpo ATA, proprio per far accettare, insomma, questa nuova realtà a questi bambini che hanno ancora gli occhi pieni di paura? Allora, intanto mi corre l'obbligo di rimarcare questo fatto, che la resilienza come capacità di, non solo di adattamento, ma di far leva sulle proprie potenzialità, è sintomatica più dei giovani e in particolare dei bambini rispetto alla popolazione adulta, cioè agli adulti. Noi adulti siamo per nulla resilienti sotto certi punti di vista, perché andragogicamente questa scienza, che è a metà scienza in realtà l'andragogia, definisce l'adulto molto resistente al cambiamento e in particolare alle trasformazioni. Ma i bambini ci insegnano che hanno un mondo all'interno fatto di numerosissime risorse personali, emotive e ancor più sociali, per cui l'integrazione dei piccoli avviene a maggior ragione nel momento in cui c'è uno scambio col gruppo dei pari, nel momento in cui, grazie anche ad artefatti culturali che possono essere, ancorché il linguaggio, il disegno, l'espressività attraverso un canto, attraverso la musica, attraverso il gioco, l'aspetto ludico è fondamentale a quell'età, e intervengono questi
questi fattori cosiddetti socializzanti e altamente integrativi e inclusivi nel gruppo. Quindi stanno reagendo benissimo, è come se fossero sempre stati in questa scuola, ma d'altra parte il gruppo dei pari che li ha accolti era volenteroso e effettivamente gli altri bambini di classe non vedevano l'ora di avere questi nuovi amici dall'Ucraina e per condividere con loro il più possibile non solo il curriculum ma anche esperienze di vita all'esterno della scuola. Torneremo a parlarne più tardi, intanto vorrei chiedere allo psicoterapeuta che abbiamo questa sera ospite, psicologo e psicoterapeuta Carlo Elpidio, che è tra l'altro della società Psi Plus di Pescara. Psi Plus è un ente del terzo settore che diffonde buone pratiche in psicologia e psicoterapia. Proprio conseguentemente a questo conflitto scoppiato in Ucraina, si sente spesso dire che i bambini qui in Italia hanno paura, hanno timore che il loro genitore possa andare in guerra. Addirittura ho sentito qualche bambino che si chiude nel letto, non si vuole alzare. Ecco, quando è necessario aiutare, in questo momento poi storico particolare, un bambino con la psicoterapia? Quando è che si rende necessario? Ma sa, la risposta è molto complessa perché quello che sta accadendo è qualcosa che è nuovo per tutti ed è altamente traumatizzante. Io partirei dalla ricerca di comprensione di quello che stanno vivendo, no? Essere tolti dal proprio paese, dalla propria strada, dalla propria casa, dai propri luoghi ed essere trasportati in altri luoghi crea già di per sé un forte impatto emotivo. Essere poi trasferiti e poi successivamente accolti crea un bisogno di riadattamento, ha un bisogno di accoglienza appunto che va fatto in un certo modo con delicatezza, con gentilezza, dando dei tempi specifici, aspettando che i bambini, così come le loro famiglie, in questo caso spesso madri o comunque familiari di sesso femminile, perché sappiamo che gli uomini non possono uscire dall'Ucraina, hanno necessità di aspettare la possibilità di esprimere, come diceva anche la dirigente, quelli che sono il loro modo di esprimere ciò che è accaduto. Far entrare o meno un bambino in psicoterapia dipende, in questo caso direi che si necessita prima di tutto di un tempo di riadattamento più che di un'immediata psicoterapia su un bambino. Io mi permetto di dire che chiunque farà accoglienza nel prossimo futuro di fare attenzione con gentilezza e delicatezza a non forzare l'aiuto che vuole dare, ma di offrire degli spazi protetti, dei tempi precisi, una certa regolarità, ridare innanzitutto un contesto che sia protettivo, delicato e non ricercare contenuti, espressioni in qualsiasi possibilità possa un bambino o un adulto che sta con loro. È molto importante questo per iniziare, siamo all'inizio, dobbiamo avere pazienza, bisogna fare accoglienza, aspettare, ascoltare. Lei però si riferiva in particolare ai bambini ucraini, io stavo parlando anche dei bambini italiani, cioè so di molti casi di ragazzi, anche ragazzi e non necessariamente bambini, adolescenti, sì. Cioè voglio dire, dopo la pandemia questo conflitto ucraino ha comunque destabilizzato sia noi adulti, ma immaginiamo soprattutto i bambini. Beh, sì, perché... Cosa si può fare per tutelarli magari maggiormente? A proposito di resilienza, il conflitto ucraino va a mettere nuovamente alla prova, complica la situazione perché ci aumenta lo stress che era già qualcosa che dovevamo gestire per la pandemia. A proposito di pandemia, il Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi in questi due anni pandemici ha fatto molti studi demografici, epidemiologici, in cui alcuni disturbi come quelli dell'ansia o disturbi alimentari nella popolazione adolescenziale sono molto aumentati, quindi in questo caso io sicuramente quello che riscontro concretamente in questi ultimi mesi è un bisogno di ascolto, è un bisogno, la psicoterapia per i giovani è uno spazio protetto, è una costanza che gli va offerto per poter dare il tempo alla propria soggettività di esprimersi, di essere accolta e poi pian piano elaborata. Quindi assolutamente io credo che la psicoterapia in questo momento storico è uno spazio utile, necessario e quasi doveroso per mantenere le capacità che ognuno di noi ha e poterle promuovere, migliorare e soprattutto elaborare attraverso la riflessione, il dialogo e un ascolto competente le risorse, ma anche il vissuto pandemico. Io lo dico sempre ai miei pazienti, è importante
elaborare il vissuto pandemico, parlarne, non possiamo pensare di lasciare alle spalle, di dimenticare come spesso si dice, non possiamo dimenticare, dobbiamo cercare invece di accogliere, riflettere ed elaborare i vissuti. Questo mi sento di dire. Elaborare, quindi non coprire tutto con un coperchio come invece talvolta si fa. Luciano Jurisci, che è coach anche ex sportivo perché ha militato in una squadra di pallavolo per tanti anni, intanto cosa fa un coach? Allora, sì, questa è una bella domanda. In realtà dipende sempre un po' dalle esperienze vissute. Allora, il coach non è un allenatore. Perché comunque è, l'allenatore cerca di allenare, quindi di fare delle attività ripetute affinché il soggetto sportivo, l'atleta, riesca a migliorare alcuni aspetti o un aspetto in particolare. Il coach invece sposta l'attenzione da se stesso all'atleta e quindi in questo caso ai ragazzi che comunque si avvicinano allo sport e in qualche modo cerca di rispettare tutti i tempi che il soggetto atleta gli segnala. Perché questo? Perché noi nella vita, ecco, interagiamo un po' con tantissime persone, però non comunichiamo con altrettante persone, cioè la differenza tra l'interazione e la comunicazione è molto importante. La comunicazione esiste quando c'è uno scambio di informazioni, l'interazione esiste quando ci sono persone attorno a noi che vediamo e queste persone vedono noi. E in quel caso non ci sono dei segnali. Allora, il coach sposta tutta la propria attenzione, anche quello che sa a volte, perché a volte i docenti, diciamo gli insegnanti, tendono un po' a programmare, diciamo, delle attività rispetto a un programma quindi prestabilito, a quello che è già scritto, perché noi, perché magari a seguito dei titoli accademici ci sono delle competenze, e invece in questo caso sono loro che devono, come dire, fare la nostra lezione, sono loro che... Come si sposano? Beh, la reazione ad un evento negativo è sempre sintomo di una grande forza rispetto ad un'azione, perché noi sappiamo benissimo che reagire quando si è in difficoltà è ancor più importante di fare qualcosa, diciamo così, in primo luogo. La resilienza, io credo che oggi i ragazzi e i giovani sono comunque una meraviglia in assoluto, però hanno la necessità di trovare qualche ecco, uso un termine anche forse inadeguato, una sponda, cioè qualcuno che di cui possa fidarsi, cioè possa comunque in qualche modo avere la percezione che dici: questo signore, questa persona ha compreso quello che ho dentro di me. Quindi individuare una sorta di tutor, se molte vogliamo. Volte le cose più belle, più straordinarie degli esseri viventi, diciamo l'essere umano tende a nasconderle, e quindi la nostra capacità è quella di osservare, andare proprio a toccare qualche, diciamo, corda anche un po' emozionale, che sono quelle che poi in realtà poi rimangono e creano un grande legame. Allora, grazie Angeloni, io vorrei tornare da lei perché sì, magari facciamo un discorso un po' più allargato, insomma, resilienza sicuramente. I bambini che avete accolto dell'Ucraina hanno ancora i segni della sofferenza, però la resilienza è un qualcosa che voi aiutate a sviluppare anche a scuola, no? Assolutamente. Ricordiamo che il comprensivo 1 ha sia la scuola dell'infanzia che la primaria che la secondaria di primo grado, quindi avete il polso di una larga fascia di età. Assolutamente così, ma la resilienza tocca tutti gli aspetti, fin anche in curriculum verticale, tutti gli aspetti anche dei ragazzi che frequentano la secondaria di secondo grado, ma anche gli allievi e gli studenti del terzo settore della formazione e quindi dell'università.
Immagino che molto sia stato fatto dalla scuola italiana, so che molto è stato fatto, ma molto c'è ancora ed è ancora da fare in tema di quei meravigliosi progetti che di consigli orientamento, ma che non sono soltanto relativi al dare la possibilità all'allievo di saper effettuare la scelta della scuola futura, e mi riferisco agli alunni che frequentano le terze del primo ciclo, secondaria di primo grado, nei confronti di una scelta di secondaria di secondo grado e poi di lì fino all'università. No, l'orientamento è un progetto onnicomprensivo, è un progetto più ampio, di grandissimo spessore, che ha valenza nel momento in cui induce la persona a scoprire le proprie peculiarità, ossia quei tratti di personalità, e su questi a lavorare nella misura in cui poi immagino dovrà fare delle scelte sia da cittadino ma sia da persona che assume appunto queste decisioni in ragione di una molteplicità di fattori, di una complessità fattoriale che oltre a riguardare i propri tratti distintivi di personalità riguarda anche significativamente i contesti esterni, contesti sociali, contesti contingenti di vita. Ecco, un progetto orientativo a larga banda, così come lo possiamo definire, e assume una rilevanza più completa, e insegnare appunto la resilienza significa rimetter mano operativamente e costruttivamente su un curriculum d'istituto, sulla definizione del PECUP, che è il livello più alto per una scuola di definizione dell'uomo, della persona, del cittadino da formare, astrarne tutti i paradigmi che sono fondativi e riassumerli nel proprio discorso di elaborazione programmatica, disciplinare, emotiva, curricolare e insieme sociale. Non a caso appunto le scuole non sono tutto, non sono sistemi perfetti, sono sistemi aperti nelle teorie sistemiche che acquistano maggior valenza nel momento in cui si connettono e si interconnettono ad altri sistemi. Queste le teorie dell'organizzazione ce l'hanno perfettamente insegnato, la teoria sistemica di Luhmann altrettanto, e quindi Pearson addirittura, e quindi dobbiamo immaginare il collegamento strettissimo tra l'agenzia formale che è la scuola e contesti informali e non formali. Ecco, a proposito di contesti informali, ora interrompo perché vorrei fare anche un terzo giro di domande. Dottor Iurisci, tra i contesti informali sicuramente si inserisce anche quello del vostro contributo, no? Extrascolastico. Io immagino che anche nella sua professione le capiterà di seguire degli studenti, dei percorsi di ragazzi che frequentano ovviamente istituti scolastici di primo o di secondo livello, insomma. Forse è importante anche parlare un po' del ruolo dei genitori per sostenere la resilienza nei ragazzi. Dottore Elpidio. Dottore Elpidio, sì. Sicuramente, come è stato detto anche dalla dirigente, agli insegnanti io darei una medaglia al valore per quello che hanno fatto, e lo dico perché lavoro in delle scuole anche con Save the Children ad Ancona ad esempio, o in diversi progetti, quindi credo che gli insegnanti insieme ai genitori hanno in questo periodo la possibilità di trovare un nuovo senso di comunità, un nuovo senso di aggregazione, di collaborazione, per cercare a proposito di promuovere resilienza, perché anche i genitori da fare nella loro quotidianità, con il loro lavoro, e anch'essi, non dobbiamo dimenticarlo, sono alle prese come tutti noi con i vissuti, come ho citato prima. Quindi i genitori assolutamente sì, nella mia professione mi chiedono, come dire, consiglio, ma come psicoterapeuta io dico sempre loro che nella nostra professione, io come psicoanalista, non diamo consigli ma accompagno alla ricerca di significati a proposito di riflettere su quello che accade, e i genitori sono spesso smarriti, senza dimenticando le qualità
che hanno e quanto abbiano anche avuto la possibilità di riscoprire aspetti creativi di una vita costretta dal lockdown, ad esempio a stare dentro casa, anche se è vero che statisticamente molti conflitti di coppia, la violenza intradomiciliare è aumentata in questi ultimi 2 anni a causa forse della mancata abitudine allo stare insieme, io credo che sia il momento di estrema crisi che, come dice l'etimologia della parola, possa permettere nella crisi di poter riscoprire anche dei valori, che quella sia di se stessi che, a proposito di interazioni, di migliorare le proprie relazioni attraverso la comunicazione e non solo, ma anche l'ascolto, di poter promuovere un nuovo benessere e nuovi stili di vita più sani, non dico semplici, ma diversi da quelli di prima. Sicuramente in un momento in cui i dati ci parlano di una tendenza dei giovani ad abbandonare o comunque a posticipare progetti esistenziali, sicuramente può tornare d'aiuto lo sport. Un coach come si coniuga con l'attività sportiva? Io so che lei peraltro segue la squadra di pallavolo del CETEAS. Sì, allora lo sport è una espressione ed è comunque un'espressione di comunicazione. E permette, anche senza esprimersi a livello verbale, di poter comunicare. Allora, la capacità di una persona che ha il compito di far crescere o comunque di provare a far crescere è quella di essere attenti a tutti quei segnali che arrivano anche quando i ragazzi non parlano e fare in modo che queste persone, io ho delle esperienze di vissuto anche ultimamente da quando ho avuto diciamo, la possibilità di collaborare con la squadra di pallavolo di Montesilvano, la CETEAS, che c'è un grande mondo nascosto e quindi a volte i segnali arrivano semplicemente da un'occhiata. Io faccio corsi di formazione, comunque cerco di esprimere o comunque di ascoltare, perché i veri corsi sono quando diciamo, in qualche modo si trasferisce, no? Il punto principale è quello che pensano loro e alla luce di quello che pensano i ragazzi che io devo avere diciamo, le capacità di costruire una relazione, non alla luce di me. Anche la capacità di non pensare al singolo, cioè pensare al team, esatto. Imparare a lavorare in team, in squadra, e sicuramente qui, aiuta e sostiene. Sì, questo è vero, infatti mi rifaccio anche a quello che ha detto il dottor Elpidio, in realtà non è tanto importante accettare un soggetto che arriva in squadra, perché il soggetto in quella fase è concentrato su se stesso, perché deve farsi accettare, poi c'è una fase successiva che è una fase dell'indipendenza in cui il soggetto ha percepito l'accettazione, però non ancora è soltanto indipendente, ma la fase più forte a livello di performance in assoluto è l'interdipendenza, la capacità di essere indipendenti ma insieme a tutti gli altri, quindi costruire un'indipendenza insieme, e questa è la fase più complessa che ci fa raggiungere poi i maggiori risultati, ma non tanto a livello di punteggio quanto a livello personale. Allora, siamo in chiusura, dottoressa Angeloni, il massimo esempio di resilienza che abbiamo avuto durante la prima fase del lockdown, se lo ricorderete, era quel ragazzo che ha suonato sul tetto di una casa romana come messaggio di resistenza, no? Dove invitava comunque a resistere. Ecco, sicuramente la musica ha un ruolo fondamentale, ci aiuta, ed una delle discipline ovviamente che voi proponete nel vostro curriculum scolastico. Ora, facciamo un mix tra le vostre attività e quelle che adesso cercherete di mettere in atto per inglobare al massimo questi bambini arrivati dall'Ucraina. Come si arriva alla quadratura del cerchio? Beh, la quadratura del cerchio la scuola già ce l'ha, perché la scuola è l'ambiente più resiliente al mondo, sia dal punto di vista ecologico, cioè come sistema fortemente aperto, si parlava prima di persone, lo psicologo, il dottore diceva proprio questo, darei una medaglia d'oro agli insegnanti, io mi associo, sono d'accordissimo con lui, perché gli insegnanti, per quanto è nella loro adultità, hanno dimostrato parecchia resilienza, cioè già il
fatto di intervenire con una didattica a distanza, e pensiamo che noi in Italia non siamo un paese fortemente tecnologizzato, non abbiamo insegnanti dal punto di vista tecnologico perfettamente formati, e gli insegnanti invece ci hanno dimostrato tutto il contrario, che è possibile apprendere in fretta, è possibile creare un breakthrough, cioè un varco, anche come sistema di sopravvivenza, e forse dico che l'ansia gioca un ruolo benefico certe volte, è fondamentale, perché lascia il soggetto appunto adulto apprendere per questioni di sopravvivenza, ed era una formula di sopravvivenza quella di utilizzare la didattica a distanza, altrimenti non si sarebbero potute fare le lezioni e i bambini sarebbero stati lasciati a sé e in casa nell'epoca soprattutto delle quarantene. E la quadratura del cerchio si è stata fatta così. Quadratura del cerchio è fatta ancora quando si riunisce un'orchestra giovanile, e mi piace citare la mia, l'orchestra giovanile della Chiarini, che si compone non solo di ragazzi della scuola media di indirizzo musicale, che tra le altre cose a Chieti è la più vetusta a livello italiano, perché è nata nel momento in cui non ancora esisteva quella normativa, la 201 del 99, che appunto affermava curricolari le scuole medie ad indirizzo musicale. Ed è, le chiedo di stringere perché purtroppo abbiamo finito il tempo, vorrei far fare un saluto anche agli altri ospiti. Assolutamente, quindi la scuola che unisce, l'orchestra che unisce, che integra, che si fa carico nella misura in cui tutti riescono a dialogare con la stessa lingua, quella della musica, così come tutti nella diversità delle assunzioni linguistiche riescono a dialogare attraverso le emozioni, e questo è il bello della scuola. È una scuola che, seppure non in grado di controllare le maree del cambiamento, riesce però a dotarsi di una barca ben forte per andare avanti nel viaggio della vita. Grazie, dottore Elpidio. Allora, per chiudere, la cura del proprio giardino, dicendola con una nomenclatura tipica del suo mestiere, aiuta ovviamente a sviluppare la resilienza. Cos'è la cura del proprio giardino? Assolutamente, no? Quando ci sentimo nominare Latte Biosas di Epicuro, no? Vivere nascostamente, abbiamo la possibilità di prendere dalla tragedia della pandemia il nostro proprio giardino, la nostra propria interiorità. Vivere nascostamente significa prendersi cura di sé, imparare ad ascoltarsi, a conoscersi, a fare nuove esperienze per poter poi far entrare gli altri nel proprio giardino, condividere giardini e passare dal gruppo alla comunità, perché aggiungo e concludo con la dirigente, che io dico sempre ai miei pazienti che l'ansia è fisiologica, ci ha fatto evolvere, l'ansia è una domanda, bisogna scoprire la sua risposta, che però è unica, soggettiva e irripetibile, questo lo si può fare non più da soli ma speriamo insieme. Dottore Urisci, per chiudere, allora si fa rete, si lavora in rete, soprattutto nello sport, se la sente di dare qualche consiglio ai giovani che ci stanno seguendo? Io direi di dire siate quello che di meglio siete, cioè in realtà cercate di staccarvi a volte da quello che ci circonda, cercate di ascoltare meno, ascoltate, cercate di elaborare dentro di voi quello che ascoltate, ma soprattutto andate avanti con quello che di meglio siete, quindi esprimete al meglio voi stessi. Grazie, il tempo a mia disposizione è davvero terminato, io ringrazio i miei ospiti e soprattutto ringrazio la regia con Karim Finotti, grazie per essere stati con noi, appuntamento con Eleviamoci e per la prossima puntata. Arrivederci. 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 Arrivederci.